Alluvione, allargata la platea per la richiesta dei danni, sì unanime alla legge. Vugetti, contributo anche per le auto andate distrutte. Giorno del ricordo, a Laterina, la seduta solenne del Consiglio regionale. Alluvione, ristori anche per i beni mobili danneggiati. I cittadini toscani colpiti dall'alluvione dello scorso novembre potranno chiedere ristori anche per beni mobili danneggiati. È quanto prevede una proposta di legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale che va a modificare la legge 51 approvata lo scorso dicembre, ampliando la tipologia di beni per i quali è possibile chiedere il ristoro. Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico, ha illustrato l'atto in aula. Il contributo rimane di 3.000 euro, ma si introduce la possibilità, come detto, di dichiarare anche altri danni per l'alluvione di novembre. Si allarga per esempio alle automobili andate distrutte che per ora non erano ancora contemplate. Questa legge è molto attesa peraltro dopo gli eventi eccezionali di novembre che hanno colpito molte province della regione toscana, va ad ampliare la tipologia di beni che sono ristorabili alle famiglie che hanno fatto la denuncia dei danni. Come ricordo, la denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000, qualcosa meno, ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre, ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. A fianco a questo i 12 milioni per le imprese, dove la Regione si fa carico di tutta la parte istruttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute, dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, Camere di Commercio, Confartigianato, CNA, che stanno seguendo le domande. Quindi da questo punto di vista la Regione si fa carico di tutte le spese istruttorie. E oltre alla data, se eventualmente ci sarà una proroga, c'è attesa dei soldi che arriveranno da Roma. Questo è fondamentale perché, come dicevo, noi diamo un piccolo contributo per alleviare, ma i soldi importanti per i danni ricevuti devono arrivare da Roma. Noi siamo stati, abbiamo cercato di fare la nostra parte in maniera anche veloce, e di questo ringrazio sia il Presidente Gianni come commissario che l'Assessore Ammoni e l'Assessore Marras e ovviamente tutta la Protezione Civile che si è adoperata. Però se non arrivano le risorse da Roma manca un pezzo importante di risarcimento a queste persone. È stata fatta una valutazione proprio sulle spese ammissibili in maniera tale da poter introdurre all'interno di quelle categorie altre spese che altrimenti non sono rimborsabili nel classico modo che ha la Protezione Civile di affrontare queste situazioni. Per esempio beni mobili, per esempio altre categorie appunto di beni danneggiati che di solito la Protezione Civile non rimborsa. Con le risorse regionali quindi si va sostanzialmente ad accumulare anche l'intervento che ci potrà essere dallo Stato. Complimenti alla Presidente della Commissione, alla Commissione, complimenti alla Giunta. Questa proposta di legge trovo sia una proposta di legge che va incontro alla necessità di tantissimi cittadini, allargando il platon, dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possano essere erogate. Voglio ricordare che le province sono passate da 5 a 7, quindi Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno, esatto. Quindi, a mio avviso, essendoci le risorse, più si riesce ad allargare il platon, più persone riescono a fare la domanda e miglior servizio avremo reso alla nostra comunità. L'Aula ha votato all'unanimità anche un ordine del giorno collegato alla legge a firma Bugetti, Elena Meini della Lega e Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, che dà un indirizzo al regolamento della Giunta per chiarire la modalità di presentazione delle domande e per capire la tipologia con cui vengono erogate le risorse. Non sono mancate però le stoccate tra maggioranza e opposizione. Io però ho fatto un focus su un punto fondamentale, perché il Partito Democratico diceva bene, dalla platea da 6.000
si amplierà una platea di 12.000. Ecco, non è proprio così, perché gli uffici ci hanno fatto capire, e aspettiamo il report definitivo, che in verità molte famiglie hanno provato facendo domanda sia per beni immobili e per beni immobili. Quindi le famiglie, diciamo, coinvolte saranno circa 7.500 in tutto. Il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state coinvolte dall'alluvione, e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti. E le risposte sono, in primis, che sicuramente la compilazione delle domande, quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento, è un iter che ancora oggi è complicato, e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare il più possibile la richiesta di risarcimento, anche con i fondi che ulteriormente la Regione metterà a disposizione e con i fondi del Governo. Il secondo punto è quello di smetterla di dire che il governo centrale non manderà risorse, che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno, perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini. Quindi dobbiamo tranquillizzarli affinché la Regione Toscana farà la propria parte, prenderà in considerazione tutte le domande che arriveranno, e per tutti i cittadini e per tutte le imprese che si rivolgeranno a tutte le istituzioni, il mondo della politica troverà per loro uno spazio e troverà per loro le modalità per risarcire, nelle basi delle disponibilità che sono di competenza dei vari enti, quelli che sono i danni che hanno subito da quel bruttissimo alluvione. Quando si vuol cercare di far politica, qualsiasi cosa accada, penso che non si faccia un buon servizio ai cittadini. Raccontiamo le cose come stanno. Sul tavolo ci sono i 5 milioni stanziati all'inizio dell'emergenza dal governo, che dovevano essere i primissimi ristori, che non sarebbero certo bastati a risolvere tutti i problemi e tutto quello che abbiamo detto. Quei 5 milioni stanziati dal governo, la Regione Toscana ha dovuto prolungare la chiusura del bando spostandolo al 19 di gennaio perché non era riuscita ad erogare ancora quei 5 milioni. Questa PDL che votiamo oggi serve ad iniziare ad erogare i primi 25 milioni messi dalla Regione Toscana. Ancora non sono riusciti ad erogare nemmeno un centesimo. Quindi io sono d'accordissimo, strafavorevole a chiedere che il governo quanto prima porti più soldi possibili in Toscana. Governo, Regione, chiunque, Europa, chiunque. Ma bisogna essere seri. Non basta dire il governo si è dimenticato, è una bugia ed è anche una cattiveria, perché ad oggi i soldi che già ci sono non sono stati ancora erogati. E se vogliamo per forza fare polemica, allora io chiedo all'assessore Monni, i 50 milioni che annunciò il governatore Giani il 21 di dicembre in aula rispondendo al sottoscritto che ne chiedeva 10, quando mi fu detto Torselli ne chiede 10, noi ne mettiamo 50, ci sono? No. E non ci saranno mai. Quelli del governo arriveranno in ritardo, forse. I 50 promessi da Gianni non arriveranno mai perché non esistono. Quindi o si smette di fare polemica e si lavora tutti per l'interesse comune e ci si sbriga ad erogare i soldi che già ci sono, oppure si fa la caccia a chi ha sbagliato di più, e chi ha sbagliato di più e chi è venuto qua ad annunciare 50 milioni di euro il 21 di dicembre sapendo che quei soldi non esistevano. Il giorno del ricordo. A 20 anni dall'istituzione del giorno del ricordo, il Consiglio regionale della Toscana si è riunito nel Teatro Comunale di Laterina, dove si è tenuta la seduta solenne. Il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo ha rivolto in apertura il saluto e un ringraziamento al sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini. Proprio a Laterina sono infatti conservate le baracche del campo profughi degli esuli Giuliano Dalmati, costretti a lasciare nel secondo dopoguerra le loro case in Jugoslavia solo perché italiani. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe. I tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre
per l'atrocità conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo, che era un vecchio campo di concentramento che li ha accolti per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria, perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi abbiamo bisogno di pace e ognuno di noi deve attivarsi perché tutte le guerre che insanguinano il mondo possano avere fine. Si parte sicuramente dal ricordare lo scopo della legge del 2004, che è quello di conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici delle foibe, dell'esodo degli istriani e dei dalmati. E sono particolarmente soddisfatto oggi di aver proposto, suggerito che si tenesse qui la seduta solenne del Consiglio regionale e ringrazio tutto l'ufficio di presidenza per aver accolto questa idea che ci aiuta a ricordare quello che è stata la vita in quel campo di assistenza dei profughi istriani e dei dalmati che è stato in piedi dal 1948 al 1963. Si arrivò qui a circa 2000 persone che vissero in quegli anni nel campo di Laterina. Una realtà importante che vide dei problemi non di poco conto, come ad esempio quello della occupazione delle persone che vivevano la realtà di quel campo, delle condizioni igienico-sanitarie di quel campo. Sappiamo che vi furono dei laboratori di maglieria, di calzoleria, proprio per dare la possibilità di avere un lavoro, un'occupazione. Questi fatti devono essere ricordati con la nostra presenza qui, che è una presenza altamente simbolica. Il Consiglio regionale si è spostato da Firenze per venire a Laterina appunto per conservare e rinnovare la memoria. Questo è un giorno del ricordo che resterà nel ricordo dei consiglieri regionali e anche delle persone qui di Laterina. Siamo vicini come istituzione e questo è estremamente importante. Un giorno molto importante per la Toscana e non solo, un dramma per troppo tempo dimenticato, una situazione che ha visto coinvolte tantissime famiglie italiane. Non soltanto nel dramma delle foibe ma anche nell'esilio, ed è corretto e doveroso mettere l'attenzione con un consiglio regionale solenne a Laterina, una città legata con questa storia che vede tante donne e tanti uomini aver sofferto. Bisogna ricordare non soltanto il dramma delle foibe, non soltanto i morti, ma soprattutto la sofferenza che molte persone hanno portato con sé. Ovviamente scappare, dover abbandonare le proprie abitazioni per cercare rifugio da paura di quella tortura, di quel comportamento inumano che hanno subito molti nostri connazionali, deve rimanere sempre presente nei nostri ricordi. Per questo questa giornata del ricordo sta diventando in questi anni, anche come Consiglio regionale della Toscana, una delle più importanti, perché è la più forse grossa sofferenza che ha subito il popolo italiano negli ultimi 100 anni. Presenti anche Maria Claudia Valdini, figlia di un esule istriano giunto dalla costa orientale dell'Istria, e Guido Giacometti, esule istriano e referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Giacometti ha vissuto negli anni dell'infanzia l'esperienza del campo profughi. Ero piccolissimo, il campo profughi era vissuto in maniera diversa dagli anziani, con una tristezza infinita. I bambini come me si divertivano a correre sotto le coperte stese, era quasi un gioco, ecco. Però per i grandi era molto pesante, soprattutto per gli anziani che poi sono finiti spesso in case di riposo perché non si poteva assistere dal punto di vista medico oltre un certo livello, e quelli parlavano il nostro dialetto antico, e per esempio dove era la Tortona anche
quelli di Tortona parlavano, quindi loro si trovavano in ambienti in cui neanche riuscivano a comunicare. Questa è la situazione. I miei genitori sono stati privilegiati in quanto erano statali e quindi praticamente hanno continuato a lavorare. Ma un contadino che abbandonare di colpo la terra e trovarsi in un campo a non far nulla perché non c'era possibilità, era di una cosa, sono morti di crepacuore diversi. E la storia, faccio l'esempio, è come una stanza in penombra in cui qualcuno ha una torcia e illumina quel che vuole far vedere e il resto rimane in penombra. Bisogna documentarsi, ci sono molti modi per farlo, grazie a internet uno può sfogliare i giornali dell'epoca, eccetera. C'è molto da fare. In Toscana abbiamo un problema grosso perché il corpo insegnante, diciamo, sono antipatizzanti. Faccio un esempio, ho appena avuto un messaggio, oggi è il giorno di ricordo, una classe di Pisa viene portata a un evento per la giornata della memoria. Lo fanno oggi, no? Invece di farlo un altro giorno. Quindi c'è ancora una forte tendenza a occultare questo o a parlarne il minimo possibile. Cambiare questo sarà un lavoro pesante e lungo. Mio padre arrivava dalla costa orientale dell'Istria, da una cittadina che adesso si chiama Lebin, però era Albona, e fin da piccola ho ascoltato la storia e le storie delle persone. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli Esuli, e quindi onorata di essere qui. A chiudere la seduta solenne dell'Assemblea legislativa, l'intervento del Presidente della Regione, Eugenio Giani. Laterina fu il campo profughi più significativo, più di 2000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere gli italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda, la ideologizzazione fra comunismo e mondo occidentale, ma in realtà nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. Io ritengo quindi che sia il momento di ricomporre tutto, del resto i confini oggi sono sempre più leggeri fra i paesi dell'Unione Europea, perché siamo tutti europei, stiamo combattendo tutti insieme per legittimare l'Ucraina, figuriamoci se dobbiamo vivere con ancora separazione ciò che avviene in Italia, in Slovenia o in Croazia. E conseguentemente il giorno del ricordo, esattamente 20 anni fa, con una legge del 2004 voluta da Carlo Azeglio Ciampi, un grande presidente della Repubblica Toscano, deve essere il momento in cui alle nuove generazioni gli trasmettiamo il senso con cui sono accadute cose che onestamente vogliamo non accadano mai più. Alla seduta solenne è seguita la visita alle baracche che ancora testimoniano la presenza del campo profughi di Laterina. Lì è stata deposta una corona in ricordo di quanti, vittime dell'esodo, persero la vita.